Notizie Riparato TG, a tutti buonasera. È sceso dallo scuolabus, ha attraversato la strada passando davanti al mezzo proprio mentre sopraggiungeva un'auto che non è riuscita ad evitare l'impatto. Vittima un bambino di 10 anni, cinese. È successo intorno alle 16:30 di oggi in via Soffici. Il bambino è stato soccorso in codice giallo da un'ambulanza inviata dal 118, portato all'ospedale. Il piccolo è stato giudicato dai medici meno grave di quanto sembrato in un primo momento. Alla guida della macchina una donna di 38 anni. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Colpo grosso allo spaccio di droga in centro, sequestrati cocaina, eroina, ketamina, sono state arrestate 5 persone. Sentite. 2 kg di droga per oltre 10.000 dosi, 2.500 euro e una decina di telefonini sequestrati, 5 spacciatori arrestati. È il bilancio dell'attività dei carabinieri che nel fine settimana hanno assestato un duro colpo allo spaccio nel centro storico. Nella serata di sabato, con la collaborazione della Polizia Municipale, gli uomini del nucleo investigativo hanno arrestato un marocchino di 50 anni. Dalla perquisizione personale e da quella domiciliare è saltato fuori complessivamente un etto di cocaina, oltre al materiale utile a confezionare le dosi. La droga era nascosta in un involucro di plastica termosaldato. Trovati anche 210 euro e 370 dirham, la moneta del Marocco. È importantissimo contrastare il traffico di stupefacenti a un livello alto, ma è altrettanto importante, ed è poi quello che i cittadini vogliono, contrastare lo spaccio a livello di strada, perché lo spaccio a livello di strada è quello che poi si innesca con meccanismi di microcriminalità e di insicurezza che ovviamente i cittadini percepiscono di più. Sempre sabato è finito in manette un operaio cinese di 48 anni. Fermato per un controllo nelle strade del centro, è stato trovato con mezzo chilo di ketamina e 235 euro. I carabinieri di Montemurlo hanno invece sequestrato poco più di 11 grammi di eroina e 875 euro a un nigeriano di 20 anni senza fissa dimora. Il giovane è stato fermato in via Battisti nell'ambito di un controllo del territorio finalizzato alla tutela della sicurezza urbana. Per sottrarsi all'arresto ha ingerito lo stupefacente racchiuso in un ovulo. Dopo un giorno di ricovero all'ospedale di Prato, il nigeriano ha espulso l'ovulo ed è finito dietro le sbarre. Tornando a Prato, altri 2 arresti. Un nigeriano di 35 anni, clandestino e pregiudicato, fermato in via Battisti subito dopo aver ceduto droga a 2 tossicodipendenti. Perquisito è stato trovato con 3 dosi di eroina per un peso di circa 2 grammi. Un operaio cinese di 43 anni con precedenti penali è stato invece arrestato per il possesso di oltre 1 chilo di ketamina, 15 grammi di shabu e 1.200 euro. La droga, arrivata per posta dall'Olanda, è stata intercettata dai militari del nucleo investigativo che da tempo tenevano sotto controllo il 43enne. Nell'ultima settimana sia da parte dell'arma dei carabinieri che anche altre forze di polizia sono stati compiuti diversi arresti e soprattutto sono stati effettuati ingenti sequestri di sostanze stupefacenti. Quindi questo crea sicuramente uno stress per chi insomma non ha più la merce da vendere per poi incassare i soldi e ripagare i fornitori. È caos al panificio toscano perché la Coop ha sospeso temporaneamente le forniture e adesso i posti di lavoro sono a rischio. Alessandra Grati. Dopo la protesta di Sicobas all'interno del negozio di Parco Prato, Coop conferma la sospensione temporanea del contratto di fornitura con il panificio toscano. Dobbiamo tutelare i nostri soci, fanno sapere dalla Coop. Per questo, dopo il grave episodio di sabato, stiamo anche valutando di presentare una denuncia, abbiamo deciso di sospendere il contratto di fornitura fino a quando all'interno dell'azienda non si ristabilisce la calma. Intanto, negli stabilimenti del panificio toscano si lavora a ranghi ridotti. Ieri, su un turno di 70 persone, hanno lavorato soltanto in 13, una situazione che preoccupa non poco Franco Fortunati Rossi, titolare dell'azienda. Coop è il nostro cliente più importante, spiega. Se si continua così saremo costretti a chiedere lo stato di crisi. Non abbiamo scelta. Il contratto è applicato in modo corretto. Siamo un'azienda iscritta a CNA, quindi rientriamo nell'artigianato. Se una decina di lavoratori iscritti a Sicobas questa mattina hanno manifestato sotto la prefettura di Prato per chiedere l'apertura di un tavolo con il prefetto, Coop e Panificio Toscano, una delegazione di lavoratori degli stabilimenti di Prato e Colle Salvetti domani incontrerà la stampa per spiegare invece la loro posizione.
Lo stato di agitazione messo in campo da un gruppo di facinorosi, in gran parte estranei all'azienda, si legge nella convocazione, mette a rischio il futuro del panificio toscano e dei lavoratori. Intanto, da Sicobas, nessun passo indietro. Non si può nemmeno pensare all'idea che dei lavoratori che chiedono il rispetto del contratto nazionale siano la causa della chiusura di un'azienda. La responsabilità di quale sarà il futuro di questi lavoratori se l'assume la COP. Sulla questione panificio toscano sono intervenuti anche il segretario generale della UIL Annalisa Nocentini e quello di UILA Guido Mairone, che definiscono l'episodio di sabato un blitz violento. Non ci faremo intimidire da questi gesti che non hanno nulla a che vedere con l'attività sindacale, annunciano. È bene ricordare che siamo di fronte a un'azienda assolutamente in regola nei pagamenti e nel rispetto della legge e delle regole contrattuali. Sequestrate dalla Polizia Municipale 30 casse di frutta e verdura messe in vendita in via Pistoiese all'altezza dell'angolo di via Bonicoli, merce venduta in contrasto con l'ordinanza che vieta il commercio in forma itinerante in quella zona della città. Siamo nel macrolotto 0. Il trasgressore, un cittadino cinese di 61 anni privo di una regolare licenza, dovrà pagare 5.000 euro di multa. Insieme alla frutta e alla verdura è stata sequestrata anche la bilancia usata dall'ambulante e anche il veicolo su cui la merce era esposta. Abusi in serie, sequestrata una palazzina destinata ad ospitare 3 bar-ristoranti e un affittacamere. Leonora Barbieri. Era costellata da abusi edilizi la palazzina in via Pollative al macrolotto 1, destinata a ospitare attività ricettive e commerciali, sequestrata dalla Polizia Municipale di Prato dopo un controllo arrivato quasi a fine lavori. Questione di settimane le attività avrebbero potuto aprire battenti, 3 esercizi pubblici per somministrazione al piano terra e un'attività ricettiva al primo piano. Già installati cucine, tavoli, pentole e stoviglie. Al primo i lavori erano leggermente indietro, ma si intravedevano benissimo 11 camere da letto, tutte con bagno, e un importante ampliamento in corso per aumentare il volume di circa 60 metri quadrati, rigorosamente abusivi, destinati con ogni probabilità alla 12ª camera con bagno. Sulla carta avrebbero dovuto essere la metà attorno a spazi comuni. Al piano terra, la parte speculare, l'ampliamento in corso al primo piano, era invece già chiusa sempre abusivamente. In quella che doveva essere una loggia aperta era stato realizzato un locale chiuso attrezzato con una cucina professionale e tutti gli impianti necessari di acqua e luce. Erano in corso di realizzazione, ma pressoché finite, anche 2 grandi strutture esterne abusive per aumentare la superficie di somministrazione. In sostanza, secondo la Polizia Municipale, tutte le modifiche accertate hanno determinato una variazione al progetto iniziale sulla cui base è stato rilasciato il permesso di costruire. Inevitabile scattato il sequestro per impedire la prosecuzione dei lavori. Tutti gli atti sono ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. E per i bambini a Montemurlo è stato inaugurato, per i bambini e per le loro mamme, il punto Baby Pit Stop. Nello spazio Il Libro Parlante della Biblioteca di Montemurlo, il Comune ha allestito un angolo comodo per allattare i neonati e un fasciatoio per il cambio pannolino. Un nuovo servizio pensato per le mamme e per le famiglie con bambini molto piccoli, che frequentano la biblioteca e i vicini parchi, o semplicemente perché è in giro per la città e ha bisogno di un punto d'appoggio per accudire il proprio bambino. Un'iniziativa che vuole anche promuovere l'allattamento al seno. Baby Pit Stop prende in prestito il termine dalla Formula 1, che appunto, come tutti sapranno, è una tappa per fare il cambio gomme e il pieno di carburante. In questo caso si tratta di fare una tappa per le mamme per fare il cambio pannolino e il pieno di latte. Una grande e comoda poltrona dà l'opportunità alle mamme di rilassarsi e di allattare in uno spazio accogliente e riservato, dove magari anche i fratelli più grandi possono giocare in piena sicurezza mentre aspettano la mamma. Rientra in quella politica che comunque abbiamo voluto portare avanti in questi anni di sostegno all'educazione e alle famiglie e che riguarda in primis quindi l'infanzia e le nostre scuole. Abbiamo ad esempio voluto inserire all'interno di un importantissimo progetto per Montemurlo, quale quello del centro cittadino, la realizzazione di un nuovo asilo nido che possa rivolgersi a tutti i bambini e tutte le famiglie del nostro comune. In questo caso infatti è prevista la realizzazione di una nuova struttura
con 60 nuovi posti destinati ai bambini montemurlesi. Lo spazio è aperto dal lunedì al venerdì con orario 9-19 e il sabato dalle 9 alle 13, in concomitanza con l'apertura dello spazio giochi e della biblioteca comunale. Questa è la nostra ultima notizia, non ce ne sono altre. Grazie per averci seguito, arrivederci.